Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi un video un po' speciale perché riprendiamo in mano quello che è stato un grande capolavoro del 1993, stiamo parlando di Myst. Myst è un gioco che è uscito il 26 di agosto e su Steam costa 25 euro. È un gioco che è stato ripensato, reimmaginato dagli sviluppatori Cyan, insomma, come si pronuncia. Lo andiamo a provare perché io vi dico la verità, non ho mai giocato al Myst classico, nel senso che lo conoscevo, l'ho forse anche provato, ma non era propriamente il gioco più semplice da fare. Ci sono degli enigmi casuali, tipo di risoluzione. Se non hai mai giocato Myst, ti consigliamo di selezionare classico, perché se no ci sono enigmi casuali. Io faccio il classico e iniziamo, perché è un gioco che, a differenza del Myst vecchio, ovviamente, è giocabile anche in realtà virtuale. Ma gli sviluppatori hanno segnalato che, come sto facendo ora io adesso, è giocabile tranquillamente con mouse e tastiera. Quindi andiamo. E per la prima volta nella sua storia è stato tradotto in varie lingue, tra cui anche l'italiano. È un gioco enigmi dove ci si muove, ci si sposta, si cammina, si risolvono tanti enigmi. E questo è il bello di Myst, è tutto così onirico, così bello da vedere, così pieno di ingranaggi, macchinari strani da attivare. Ed è la cosa che mi ispira di più di questo titolo. Graficamente è carino, c'è questo libro che cade. Premere V per andare avanti. Lo apro. Ok, e iniziamo. Non so quanto riusciremo ad andare avanti in questo video. Però l'inizio sembra decisamente promettente. Se non sbaglio, i Myst vecchi ci si muoveva cliccando e ci si spostava, qua invece si cammina, un po' più moderna come cosa. Tra l'altro io ho fatto un altro gioco di questi sviluppatori qui, che era Obduction, e questo mi ha consentito di avere anche una copia di questo gioco che io aspettavo. Si richiude, mi fanno impazzire queste porte, soprattutto quelle che si aprono con enigmi. Quindi qua si corre, ci si sposta avanti, vediamo un po' il primo enigma. Belli i riflessi. Ci sarà da studiarci un po' su queste cose, perché vediamo un po', c'è un foglio qui. Test di estrusione topografica. Spingere e interagire. E che cacchio è sta roba? Ah, ok. Test di estrusione topografica di grande interruttore, vasca di acqua turbolenta 67. Ah, possiamo settare la pagina. Mettiamo un po' 40, vediamo se c'è modo di 40, vediamo un po'. Ok, 40 è test di estrusione topografica. Vediamo. Ah sì. Musica bellissima. Diamo un'occhiata anche all'ultima cosa, diagramma degli interruttori, 47. Quindi dobbiamo solo spostare questa di unità di 7 e vediamo che cosa parte con questo. Cioè, è un interruttore. Oh, non so che cosa ci faccia qui questo edificio in mezzo alle rocce, agli scogli, quello che sono. Comunque, andiamo a esplorare un pochino sopra, vicino a questo relitto affondato che ovviamente non possiamo raggiungere, giustamente. Come in Obduction si possono scattare le foto quando erroneamente cercate di saltare premendo il tasto spazio e fate partire la fotocamera. C'è una leva da tirare. Mi piacciono le leve da tirare, io tiro la leva. Ma niente succede. Quindi proviamo ad andare avanti. Allora, tasto esca, apre il menu con il nostro album fotografico, che è molto utile se vogliamo rivedere qualcosa senza tornare sul posto. Comunque c'è una leva anche qui, io la tiro. Con un grosso ingranaggio che probabilmente qua nasconderà
Qualcos'altro? No. Beh, leve le abbiamo tirate tutte e due, ma non so, qua sembra non succedere nulla. Proviamo a andare un po' all'esplorazione, perché questo può essere un bel gioco da portare magari in live. O per chi di voi fosse curioso, magari di scoprire insieme a me la prima volta un gioco. Stile Myst, appunto, il nuovo Myst ripensato nel 2021. Qua c'è una sedia molto inquietante dove se ci posizioniamo possiamo andare a scegliere quella che sembra essere una data di nascita. Perché qua si può scegliere il movimento, l'aumento. Proviamo un po' andando su con la leva, qua si sposta. Ok, sono mese. Questo ipoteticamente è, vediamo il giorno. Questo è, cos'è? 90, 80, no, non so cosa sia dell'anno. Ok, il giorno, il mese, il giorno, l'anno. E questo cos'è? E l'ora. Ok, non so cosa sia, troveremo magari qualche indizio andando avanti, esplorando un pochino. La porta si richiude. Vediamo cosa c'è qui. Usa la barra spaziatrice per scattare una foto. Ok, qua abbiamo lo schema. Scatto una foto perché ci sta. Ok. Abbiamo aggiunto la foto all'album. Ah, c'è un interruttore qua. Che possiamo buttare. Qua punta un altro punto che è l'unico probabilmente puntabile. C'è. Anche questo. Sì, che effettivamente dovrebbe forse aver fatto qualcosa perché l'ho puntata verso quegli ingranaggi. Vediamo intanto cosa c'è qui. Interferenze. Che cavolo ho fatto? Beh, prima di cliccare su un libro e magari trovarmi in un'altra dimensione. Vediamo un po'. Questo è tutto molto misterioso. Abbiamo aperto una porta. Ah, qua abbiamo creato dei gradini. E qua possiamo. No, non voglio, non voglio, no. Si può prendere qualcosa e leggerlo. Ultimamente mi sento bello tutto tradotto, ma non è il tempo di leggere. Avevamo tirato una leva e aveva aperto un passaggio. Vediamo se riusciamo. Ok, uno. Ah, ok, qua si apre, possiamo andare. E qua c'è un ascensore che porterà alla biblioteca. Però non ci sono altre destinazioni, quindi magari è un qualcosa di. So, non lo so, molto, molto particolare. C'è anche questo. Apre un altro posto, un altro. C'è un altro enigma qui. Probabilmente gli enigmi 93 sono questi. Gli enigmi casuali invece vengono cambiati ogni volta, che può essere una cosa intrigante se uno magari ha già finito il gioco del 93. Non so cosa sia tutta questa roba qui, però io clicco a caso. Sicuramente bisogna premerne alcuni al posto giusto, al momento giusto, insomma, di sicuro non è così banalotta come cosa. Continuiamo l'esplorazione perché alla fine lo scopo di questo video non è sicuramente farvi un tutorial su come si gioca a Myst, ma solo farvi vedere la qualità grafica di questo titolo. Tra l'altro non si può più uscire adesso, quindi devo andare a riattivare la porta. E infatti, infatti. Beh, tanto continuiamo, vediamo qui cosa c'è. Questo sembra il relitto che abbiamo visto. Tiro la leva. Che abbiamo visto là, nel luogo dove abbiamo cominciato. Qua abbiamo un'altra cosa da fare, che ci muove l'ora. Ok, questa è una parte di indizio perché
L'ora potrebbe essere inserita in quell'edificio che abbiamo visto prima. Ricorda molto anche Querna. Qua c'è una combinazione. Qua c'è un qualcosa da girare. Che si gira col mouse. Che manda impressione qualcosa, ma ovviamente qua senza avere il numero della combinazione non bisogna leggere i libri, bisogna leggere i documenti e cercare di capire dove si sta andando. Qua c'è un albero dentro questo incavo. Bello, mi piace il fatto che comunque è così, cioè nessuno vi mette fretta. Girate, esplorate quello che potete. Qua si va sotto e c'è una grotta. Bellissimo. Comunque graficamente anche in VR deve essere spettacolare. Muoversi col VR. Vediamo un attimo. E qua abbiamo un impianto di produzione di energia. Noi possiamo premere dei tasti e si inizia a generare corrente. E io attivo tutto. No, secondo me abbiamo sbagliato qualcosa perché dobbiamo, forse credo di aver capito, bisogna raggiungere una percentuale non troppo alta di entrambi. Però questo non sale più e non so perché, bisognerà magari a resettare qualcosa. No, beh, la porta. Porte che si chiudono così mi fanno veramente. Alimentazione, alimentazione razzo, interruttore generale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ci sono degli indizi, ma vediamo se riesco a portarlo a 100 questo indicatore. 95, no, mi sembra un po' troppo. 71, 80, 99, Non so perché c'erano quei numeri lì, quindi magari proviamo a seguire 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Non lo so, non so cosa abbiamo fatto. Intanto riusciamo. Ok, si è chiuso. Ok, sarà un video assolutamente inconcludente. Però vi do le mie impressioni perché questa ambientazione qui ricorda molto anche Talos Principle. Qua si va da un'altra parte. C'è anche un dirigibile che dovrebbe essere il razzo collegato alla. Sotto lì, sottoterra, il razzo che dovremmo alimentare, quindi probabilmente per spostarci in una nuova zona, ma non è ancora utilizzabile perché non funziona, deve essere alimentato. E quindi magari credo sia la parte finale di questa avventura. Torniamo all'inizio, dove avevamo puntato il raggio della morte su questa zona qua di. No, ma credo che qui non faccia nulla. Vediamo un attimo se possiamo puntarlo da un'altra parte. Tanto non mi ricordo più dove era, quindi. Allora, no, questa è quella della data. Mannaggia, Vediamo un attimo qua nel libro se c'è qualcosa che possiamo cliccare. Vediamo, interferenze. No, non si può fare nulla su questo. Niente, chiudiamo la porta e andiamo direttamente di là. Vediamo intanto qua c'è un libro con interferenze, però devo buttargli dentro il libro. Qua c'è una X e qua un cerchio. Ok, era qui. Allora, lì è il razzo dove eravamo prima. Adesso abbiamo puntato di là. Puntiamo di là, sul molo. Perché altri punti dove puntare? Possiamo puntare al razzo, ma non ha senso. Puntiamo di là. Al molo.
perché cambia anche questo suono così. Vabbè, intanto la chiudiamo, la stiamo indirizzando al molo, vediamo se al molo effettivamente è successo qualcosa. Non è sicuramente, come non lo era neanche Myst, un gioco per tutti, questo assolutamente, senza alcun ombra di dubbio. No, abbiamo puntato di là, ma non c'è niente. Qui abbiamo puntato il raggio, ma non succede nulla. A meno che non si sia attivato qualcosa qua sotto, dove siamo andati un attimo fa. Però non credo. No, direi di no. Proviamo a puntarlo adesso allora nella direzione dell'ultimo posto che abbiamo visto. Le rocce sono veramente spettacolari. Allora, non è ampissima questa prima zona, però già abbiamo di fronte degli enigmi che anche qui possiamo attivare. Ci sono dei simboli. Abbiamo fin troppi enigmi e il gioco non ci dice nulla. L'unica cosa che mi domando è, questi interruttori qua probabilmente attivano e disattivano, e invece no. Pensavo attivassero e disattivassero il minigioco in sé, però a questo punto non credo. Attiviamo tutto. Ci sarà sicuramente una sorta di ordine in cui il gioco non ci aiuterà minimamente. Nell'ordine esatto da attivare, che però poi porterà qualcosa, e il fatto che qui ci sia la nave sommersa potrebbe farmi pensare che da qualche parte di là al molo ci sia qualcosa a livello di indizi. Proviamo ad attivare questa parte qui, qua dove ci sono questi sei cosi qui. Io adesso l'ho puntata di là, quindi scendendo verso di là, verso questi simboli qua, arrivando in fondo a sinistra dovrebbe esserci qualcosa. Ovviamente vi invito a suggerirmi, qualora sappiate, la soluzione magari di qualche enigma iniziale, senza ovviamente spoilerarmi tutto il gioco, perché qua si potrebbe andare anche a tentativi, cioè io credo che... Si potrebbe andare a tentativi. Quindi così, giro del tutto. Così. Perché cambia anche il tipo di rotazione di questo? Vediamo. Non si dovrebbe mai far così un gioco, ma... Bisognerebbe recuperare l'indizio. Però noi continuiamo con questa cosa. Stiamo cannando totalmente il minigioco. Ok, abbiamo fatto il giro di tutti gli orari adesso. E il fatto è che possiamo metterli... Ok. Niente, continuiamo, ma... Mi sarebbe tanto piaciuto farvi vedere almeno la risoluzione di un enigma, ma... Onestamente io... Adesso che mi viene in mente, comunque un minimo, ho giocato anche forse a Riven, che fa sempre parte di giochi simili a questo, ma veramente sono una cosa che dovete proprio avere nelle vostre passioni, il fatto di giocare a giochi di questo tipo, perché non sono assolutamente semplici. Da quello che ho visto hanno messo comunque delle parti con dialogo, quindi non sarete più in balia di voi stessi come capitava nel Myst del 93 e tutti quelli che ne sono seguiti, però credo che non arriveremo molto qui, perché mi sa che bisognerà sceglierlo proprio al millimetro la
l'orario, quindi lo troveremo probabilmente magari da qualche parte. Abbiamo fatto praticamente il giro, ma direi che non è andata come speravo andasse. No, direi di no. Al massimo, se qualcuno di voi lo sa, sa la soluzione, me lo dica. Niente. Possiamo tornare di qua a vedere che cosa c'è qua dentro, ma alla fine non avevamo risolto granché. Qualche indizio potrebbe essere nei quadri o il fatto di dover girare magari questa in modo un po' più sensato. Si sente un bruciatore, qualcosa, però c'è questo albero qui, che è quest'albero che c'è di qua, e dove ci sono delle nuvole, credo venga su del vapore. Però non ho idea di che cosa sia tutto questo, quindi. Così come anche qua sotto, io adesso provo a resettare, spegnere il. Si sentono dei rumori sospetti ogni tanto, ma. Vediamo se magari si è resettato qualcosa nella centrale di prima. Tutto acceso adesso? No. No, 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 questa ce la siamo giocata male, molto male questo quiz qui, questo puzzle. Sicuramente ci dovrò perdere svariate ore, quindi vediamo un po' come è stato anche per Querna. Attenzione, c'è una scala che si può salire, iniziamo già a vedere che ci sono delle connessioni, cioè non è lasciato proprio lì tutto per caso, perché lì c'è un interruttore che fa comunicare quello e poi di là, quindi l'energia arriva al razzo, poi va qui, su cui c'è un'altra scala che magari va anche attivata, cioè va anche attivato anche questo interruttore qui, però non si capisce perché sembra proprio che non passi energia. Qui c'è un. No, non si può andare di lì. Si può forse salire di qua? Sì. Però. No, sembrerebbe di no. Però ecco. Ora voglio mettere la parola a voi. E intanto torno dove ero prima, perché c'è quello che ha tre alberi e questo sono tre alberi, quindi secondo me qualche indizio c'è anche qui, perché la zona è questa. Si può andare qui, si può cercare di capire qualcosa. Però boh. Sì, sicuramente qualcosa qua da comprendere c'è. Così come anche qua sopra, perché secondo me qualcosa va fatto anche qua. Non c'è nulla di cliccabile qui su questi enormi ingranaggi, ma qua sotto deve esserci qualcosa, qualcosa che poi potete attivare. Beh, insomma, ragazzi, questo era Mista. In questo video, diciamo, non lo definirei neanche fallimentare, perché lo scopo di questo video era farvi vedere com'era il gioco a livello grafico, a livello di enigmi, se non l'avete mai provato, se vi può interessare. Questa è la zona iniziale, perché poi il gioco va avanti su più mondi. E qua sotto c'è qualcosa che mi puzza un po', perché qua sotto ci sono quei piatti lì che secondo me sono qualcosa. Almeno di solito si può sempre, le zone accessibili nascondono sempre qualche indizio. Comunque, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo, se magari volete che lo continui, anche se in realtà la vedo dura, dato che è un gioco dove si perdono le ore. Però magari una live la si può fare magari insieme, cercando di ragionare insieme sulla risoluzione degli enigmi, soprattutto su questa stanza qui che mi sembra comunque la più misteriosa, perché comunque bisogna andare a leggere. E ci sono questi documenti da leggere in cui ci sono questi simboli, dove vedete che c'è questo, che sono diverse pagine dove mi spiegano il funzionamento delle varie cose.
che non ho letto, quindi direi che vedete che qua c'è la cupola panoramica. Mi fanno impazzire queste cose un po' la Giulio Verne, dove c'è la cupola panoramica, la botola, lo stabilizzatore, l'alimentazione. Sono i libri che poi ci dovrebbero dare la soluzione a tutto. Perché andando avanti vedete che ci sono la corrente, il pendio, insomma, le varie cose, il binario, cioè ci sta spiegando tutto di come funziona tutto in questa prima zona, quindi non è, siamo proprio in balia di noi stessi, ma sono io che ho voluto un pochino esplorare e far vedere un po' tutte le cose. Ponte Futuro, interessante, interessante, questo è l'ultimo libro, con la nave, faro sommergibile, questa è la nave sperimentale, la cupola, la luce. Era della nave di pietra vista dall'alto. Questa sembra essere una soluzione sull'ora della nave. Cioè, praticamente dice: beh, a parte che qua vedo sono passati 10 anni, quindi magari la data va recuperata leggendo con attenzione tutti questi documenti. Comunque sembrerebbe che qui ci siano, su questo faro, sembrerebbe ci siano due indicazioni di come, o sono due indicazioni di come mettere l'ora, o sono due indicazioni di dove collegare l'elettricità. Comunque in sintesi qua sulla nave dovrebbe esserci un qualcosa e qua all'entrata dell'altro edificio dovrebbe essercene un'altra, quindi in sintesi dovrebbe essere tipo qui in mezzo, dovrebbe esserci un'indicazione di dell'ora, credo, però non si vede, non si vede, non si vede. Magari possiamo leggerlo dalla nave in miniatura. Sto facendo congetture, però magari c'è il modo di leggerlo da qui, risolvendo questo enigma e svuotando l'acqua all'interno di questa vasca qui. È senz'altro intrigante, soprattutto perché ci sono dei simboli che secondo me potrebbero essere anche quelli sui libri. No, mi sembra di no, però vabbè. Insomma, di roba da fare ce n'è. Il gioco sicuramente non costa poco, è un remake se non avete mai giocato il Myst e se avete magari spolpato giochi come Quern, Talos Principle, insomma giochi di questo tipo, ne cercate un altro, questo è senz'altro uno per voi. Senz'altro meglio dell'ultimo che ho portato, che non mi è piaciuto più di tanto, nel mondo alieno, insomma, e di cui non ricordo il nome. Ragazzi, state attivi, fatemi sapere un attimino che cosa ne pensate e lasciatemi il commento qua sotto. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!